Nei momenti bui della vita non restiamo chiusi in noi stessi, ma usciamo e andiamo da Gesù, raccontiamogli e affidiamogli la nostra vita e chi ci è caro, perché è Lui il ristoro che cerchiamo. Non ci toglie la croce, ma la porta con noi. Lo ha sottolineato Papa Francesco prima della preghiera dell'Angelus, recitata insieme a migliaia di fedeli riuniti in piazza San Pietro, commentando le parole di Gesù nel Vangelo domenicale: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro». Il Papa ha spiegato che la via d'uscita dalle sabbie mobili della tristezza è nella relazione, nell'alzare lo sguardo verso chi ci ama davvero. Possiamo parlare con un amico, con un esperto, è un gran bene, ha detto ancora Francesco, ma non dimentichiamo Gesù, apriamo a Lui anche le zone oscure della nostra vita che mai hanno visto la luce del Signore. Lui ci aspetta sempre, non per risolverci magicamente i problemi, ma per renderci forti nei nostri problemi. Gesù non ci leva i pesi della vita, ma l'angoscia del cuore. Non ci toglie la croce, ma la porta con noi. E con Lui ogni peso diventa leggero, perché Lui è il ristoro che cerchiamo. Quando nella vita entra Gesù, arriva la pace, quella che rimane anche nelle prove, nelle sofferenze. Andiamo a Gesù. Diamogli il nostro tempo, incontriamolo ogni giorno nella preghiera, in un dialogo fiducioso, personale. Familiarizziamo con la Sua parola, riscopriamo senza paura il Suo perdono. Sfamiamoci del Suo pane di vita, ci sentiremo amati, ci sentiremo consolati da Lui.